un'altra importantissima serata per ricordare sempre Dodò, perché rimane sempre nei nostri cuori, e per far capire un po' a noi tutti qual è il vero sentimento che deve distinguerci. Sì, questa sera ci dice che sono passati 10 anni, voglio dire grazie proprio a Fondo Gesù, perché anche se sono passati 10 anni, però si vede che Crotone c'è. È noto con piacere che non si tratta soltanto del calcio, perché ci sono tante altre discipline che si stanno praticando, tanti altri ragazzini che sono vicini. Infatti sulla locandina c'è, viene a giocare con Dodò, e infatti sono tutti gli sport che uno vuole, si crea e gioca. Per concludere, un tuo pensiero a chi ci ascolta? Di stare dalla parte della legalità, perché è bellissimo, la vita è una e bisogna viverla, ma bisogna viverla bene. Perdonami, anche per ricordare quando è successo questo e come è successo. E mio figlio, è successo il 29 novembre del 1996, 23 anni fa quasi. È venuto un ragazzo a chiamare il fratello, perché mio figlio era gemello. Quella mattina l'altro fratello, quello Antonino, non c'era a casa. Celestino dormiva. E ha sentito, dice, volevano a tuo fratello, lui ha detto a mia moglie, c'era mia moglie, gli ha detto digli che vado io per fargli compagnia. Sono partiti verso le 9:15 da casa, sono arrivato nella località, questo qua aveva una fattoria. Celestino è rimasto in macchina, questo ragazzo è andato a accudire gli animali. Tutto un tratto, Celestino ha sentito senz'altro gli spari che avevano sparato questo ragazzo. Celestino è sceso dalla macchina, senz'altro era quella via, una via d'uscita per forza di là. Celestino l'ha visti, l'ha riconosciuti e non me l'hanno risparmiato. E cosa possiamo trasmettere a chi ci ascolta? Che se hanno cuore questi delinquenti, di venire di fronte a me a chiedere perdono. Non lo so se li perdono oppure no, però mi hanno chiesto tante volte se io perdono. Dico, se voi mi dite chi è stato, se qualcuno viene, si presenta, e allora lo posso perdonare, se no che devo perdonare. Testimone di giustizia è un ruolo importante. È un ruolo importante intanto per testimoniare la nostra stessa vita. Io nel 2009 alla Mezzia Terme ho denunciato chi mi chiedeva una cosa non dovuta, mi chiedevano 1200 euro al mese. Sembrerebbe che questo stia cominciando ad avvenire un po' di più dalle nostre parti, eh? Cominciano un po' tutti ad essere stufi di questi ricatti. Ma non si può vivere con questo ciarpame addosso, non si può vivere, anche perché bisogna avere la dignità. E il coraggio di denunciare. E il coraggio di denunciare, che più del coraggio avere la forza e il coraggio di denunciare, ma non tanto perché la cosa che denuncia è giusta, ma per te stesso. Esatto.